Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi.
Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le regioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen.
Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen.
Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le regioni celesti perché, al tuo comando, inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti perché al tuo comando inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen.
augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti perché, al tuo comando, inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. Augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso dell'inferno. Amen. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso. O eccelsa Madre di Dio, invia anche San Michele, l'invincibile capo degli eserciti del Signore, nella lotta contro gli emissari dell'inferno tra gli uomini. Distruggi i piani degli empi e umilia tutti coloro che vogliono il male. Ottieni loro la grazia del ravvedimento e della conversione, affinché essi diano onore al Dio vivente, uno e trino, e a te. O nostra potente protettrice, per mezzo dei risplendenti spiriti celesti, custodisci su tutta la terra le chiese, i luoghi sacri e specialmente il Santissimo Sacramento dell'altare. Impedisci ogni profanazione ed ogni distruzione. Gli angeli sono ogni istante in attesa di un tuo cenno e bruciano dal desiderio di esaudirlo. O Madre Celeste, proteggi infine anche le nostre cose e le nostre abitazioni dalle insidie dei nemici. Fa che i santi angeli dimorino sempre in esse e vi portino la benedizione dell'Altissimo. Chi è come Dio? Chi è come te, o Maria?
Tu che sei la regina degli angeli e la vincitrice di Satana? O buona e tenera madre, tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza. O madre divina, invia i santi angeli per difenderci e per respingere lungi da noi il crudele nemico infernale. Santi angeli ed arcangeli, difendeteci e custoditeci. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.